Buonasera a tutti, anche io sono quello che è la voce, quindi speriamo che la cosa comunque migliori. Allora vado abbastanza velocemente alla presentazione, le slide sono diverse ma le commenterò molto velocemente. Volevo partire da un concetto che è fondamentale, che tra l'altro è stato abbastanza al centro del congresso dei partner dell'UCM che ho fatto a novembre 2014 a Sydney e che lo sarà anche al congresso delle Hawaii di settembre. Quali sono le cause nel mondo della perdita di biodiversità? Devo dire, la prima è la distruzione, la degradazione, la frammentazione dell'habitat. Questa in realtà è una cosa che sanno più o meno tutti, cioè più o meno tutti sanno che questa è la causa primaria di perdita di biodiversità nel mondo. Cosa che non molti sanno è che la seconda causa in ordine di importanza è l'introduzione delle cosiddette specie aliene. Questa è una cosa abbastanza poco conosciuta nel grande pubblico, non dico agli addetti ai lavori che magari lo sanno, ma nel grande pubblico è una cosa poco conosciuta e invece è un problema molto importante, come poi vedremo. La terza causa è l'inquinamento d'azoto dei suoli e delle acque e la quarta sono i cambiamenti climatici. Poi diciamo c'è un concorso ovviamente di concause, di tutto, perché a volte una causa ne innesca un'altra, però diciamo che se dovessimo fare un ordine diciamo percentuale delle cause di perdita di biodiversità, questo è l'ordine che dovremmo seguire. Pensate che ad esempio le foreste si sono ridotte negli ultimi 50 anni del 40% a livello mondiale. Sapete tutti quello che avviene nei giornali, insomma, in televisione, eccetera, quello che avviene in Amazzonia. E pensate che appunto nel 1950, qui stiamo parlando di quasi 70 anni fa, però le foreste tropicali coprivano il 10% della terra. Oggi soltanto il 5%, quindi sono praticamente dimezzate. Le zone umide si sono ridotte del 50% nell'ultimo secolo, le zone a mangrovie del 35% e così via. Alcune specie si sono estinte più o meno per mano dell'uomo, abbastanza a partire dal Dodo, che vedete nel tacchinone che vedete sulla sinistra, si è estinto 1600 più o meno, al cilatino, lungo di Marsupiale, come si può chiamare, che invece si è estinto nel secolo scorso, no? Per varie cause. Molto velocemente per spiegare come mai sulla frammentazione e la distruzione dell'habitat non ci prendo tempo, perché è una cosa abbastanza chiara, le foreste dell'Amazzonia, quello che succede è abbastanza semplice. Invece voglio un attimo farvi vedere quale può essere l'effetto delle cosiddette specie aliene, parlando del caso della Vittoria. La Vittoria è il più grande vicino di acqua dolce dell'area tropicale del pianeta, perché poi gli altri di acqua dolce più importanti sono appunto principalmente non sono. Invece questo è molto grande, pensate grande questo lago come più o meno la Lombardia e il Veneto sul mare, dimensionale così parlando, e come vedete confina molti stati africani. In questo lago vivevano molte specie di cicli, di gruppo particolare di pesci, molto differenziati, alcuni non giovani altri, alcuni nuovi. Negli anni 60 furono introdotti alcuni avanotti, piccoli, di una specie che si chiama la perca del Nilo. La leggenda ci parla che sia stato un solo secchio, che hanno portato questi avanotti e l'altro che si vede. Ora, se fosse un secchio o non fosse un secchio, questo non siamo in grado nessuno di dirlo, però questi piccoli avanotti avevano un problema, che potevano crescere abbastanza, diventavano dei pesci di dimensioni piuttosto ragguardevoli,
naturalmente per diventare così grandi, ben capite, dovevano mangiare abbastanza, se no non crescevano. Allora che cosa è successo? Che praticamente circa la metà delle specie di cicliti in circa 30 anni o si sono estinte o si sono drasticamente diminuite. E ci sono stati degli effetti ovviamente sulla pesca. La pesca del Nilo nei primi anni, siccome intorno alle popolazioni vivevano quasi tutte di pesca, ha dato delle grandissime soddisfazioni, perché ovviamente questi pesci avevano degli accrescimenti strepitosi, molto più grandi di 5 metri, eccetera, e quindi ha determinato questa grandissima crescita. Dopodiché poi però ha cominciato ad avere dei problemi, diventavano sempre meno grandi, perché ovviamente c'era sempre meno da mangiare. Qual è stato l'effetto poi anche sull'ecosistema? Voi sapete che nei paesi tropicali spesso non abbondano i frigoriferi e quindi come viene conservato il cibo? I piccoli cibi vengono essiccati, c'è il sole, quindi è molto facile essiccarlo. Quando invece un pesce è molto grande, non si può essiccare, perché chiaramente la parte interna al sole non può essere fatta, e quindi si passava, e quindi per affumicare, che doveva essere affumicato, e per affumicare la pecca che cosa si faceva? Si tagliava la foresta che era intorno ai laghi, perché chiaramente c'era bisogno di legna per affumicarla, perché non si poteva essiccare. Allora, praticamente l'acqua piovana non era più trattenuta ovviamente dalla foresta che stava intorno, e copiosamente portava suolo, terra, all'interno del lago, e ovviamente aumentava enormemente la turbidità. La turbidità ovviamente portava alla cosiddetta rossia, quindi a una carenza poi di ossigeno negli strati più bassi. Non solo, molti dei cicliti erano algofagi, cioè mangiavano le alghe che stavano lì dentro. Chiaramente la rarefazione di questi pesci ha determinato un incremento delle alghe, perché ovviamente era una cosa normale, e le alghe ricoprivano gran parte del lago. A loro volta la decomposizione delle alghe praticamente non faceva altro che accentuare già il problema di carenza di ossigeno che c'era all'interno del lago. E questo è così, presentava il lago in alcune zone dopo appunto questo effetto devastante determinato da questo. E queste anche sono due foto aeree che dimostrano appunto la potenza di questo. Allora pensate, questa cosa qui, ora se sia stato un secchio, un camion, una vasca da bagno, questo non si sa. Comunque l'introduzione di una sola specie di alcuni analoghi ha determinato questo disastro nel più grande specchio d'acqua dolce dell'area tropicale del mondo. Altro esempio di specie aliene, poi so che oggi molti sono molto affezionati agli animali di affezione, che sicuramente sono una cosa molto bella. Questo lì è lo scricciolo di Stephens, abbastanza famoso, uno scricciolo molto particolare, perché come molte specie insulari aveva perso la capacità di volare, era diventato atto, non lo ha. Stavo prima fatto l'esempio delle cavallos, che da cavallos cerca di volare un corporale che non vuole più, perché non ha bisogno, ma il corporale non si tutta questa pesce, ma non vuole, si sposta un'altra parte, sta lì. E ha maturato in rivoluzione questo risparmio energetico, non c'è bisogno di volare. Lo stesso aveva fatto questo scriccio. E stava in un'isoletta in Nuova Zelanda, tra praticamente le due isole principali. Su questa isoletta piccolissima dove viveva c'era un faro e basta. Era un'isola disabitata dove c'erano questi piccoli e c'era il faro. Allora, un gatto che sembrava si chiamasse Tindes, che era del guardiano del faro, ha estinto lo specchio di Stephens. Se immaginate tutti che questa specie non esiste più. Un gatto, perché sono stati 10, 20, 50, un gatto introdotto lì. Poi naturalmente tutti i testi dicono che un predatore non estingue mai la sua preda, è vero, se da essa dipende da un punto di vista alimentare, ma siccome lui vendeva dal suo proprietario, gli dava da mangiare e uccideva
no, il proprietario no, e uccideva tutti gli iscritti, diciamo, per un libro che non ci si divertiva, ma tanto tutti gli altri. E quindi per pensare a volte l'introduzione di un solo gatto cosa può determinare, soprattutto nelle realtà insulari. Molto velocemente le aree protette hanno fatto, tutti sapete che il primo parco nazionale del mondo, il famoso, comunque Yellowstone è stato fatto nel 1872. Io a volte quando ripenso a questo ripenso che 1872 è tanto tempo fa. Pensate che praticamente solo 7 anni prima era finita la guerra civile americana, tanto per inquadrare il tempo, e pensate che 4 anni dopo, sui confini del parco, c'è stata la famosa battaglia del Little Bighorn, dove gli indiani hanno suonato al generale Custer, famosissimo. Quindi questo era il contesto nel quale è stato fatto il parco di Yellowstone. Eravamo veramente in un altro mondo, no, rispetto a oggi, quindi questa lungimiranza è stata importante. Dopodiché, sempre dalla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, sono nati altri parchi nel mondo, dall'Australia, che ho visitato lo scorso anno, parco ovviamente storico, poi Sudafrica, Nuova Zelanda, Canada. Così. E quindi diciamo piano piano ricominciamo. In Europa il 24 maggio del 1909 sono nati prima dei parchi nazionali del nostro continente e non a caso il 24 maggio è ancora la festa europea di maggio, perché sono nati questi primati nati in Svezia. Oggi pensate che i parchi nazionali e altre aree e sono più di 209.000 e sono 32.000 ettari, praticamente 32 milioni di chilometri quadrati, una superficie più grande del continente africano, cioè se concentrassimo tutti sarebbero più grandi dell'Africa. Questa è l'Italia, invece l'Italia, il primo parco nazionale è stato istituito nel 22, il Gran Paradiso. Poi è seguito l'Abruzzo, che poi è diventata Abruzzo nel 1923, poi il Circeo e poi lo Stelvio. E questi sono i parchi nazionali storici che sono stati fatti a cavallo tra le due guerre, diciamo in problemi. Dopodiché c'è stato l'avvento dei parchi regionali diciamo all'inizio degli anni 70, prima non c'erano le regioni, il primo è stato il Ticino Lombardo, che è stato fatto nel 1974, il secondo parco della Marina, nel 1975. E una cosa che volevo sottolineare, ma i parchi regionali sono meno importanti di quelli nazionali? Io direi di no, se pensiamo che l'Etna, l'Anello Grande e l'Etna del Po sono dei parchi regionali, cioè non è che l'istituzione di un parco nazionale o regionale in Italia dipende da chi l'ha voluto istituire. Questi lì potevano essere tranquillamente parchi nazionali, come qualche parco nazionale potrebbe essere un parco regionale, però ha deciso di istituirli lo Stato con le regioni, e quindi alcuni non è che c'è una gerarchia come magari qualcuno pensa. A livello di biodiversità, la biodiversità che esiste nei parchi è assolutamente straordinaria, molti parchi nazionali non ce l'hanno, e questo tanto per dirvi quali sono i parchi regionali che sono appunto in Italia, basta scorrere velocemente, non capisce subito, che sono assolutamente importanti. I parchi nazionali italiani sono stati istituiti moltissimo a cavallo tra l'85 e il 95, quando c'è stato anche l'apporto nella seconda metà degli anni 90 della famosa legge 324, che è quella che è stata istituita, è stata emanata nel 1990. I parchi regionali sono leggermente sfasati, però non di tanto, a dimostrazione che quello è stato un periodo molto fecondo per la costruzione dei parchi italiani, c'è una grande sensibilità. Poi è chiaro che più sono i parchi, più difficile essere di memoria, nel senso che molti già ci sono. Lo stesso per le aree protette marine, che invece sono un pochino più sfasate nel tempo, perché comunque hanno avuto un picco nella seconda metà. Volevo sottolineare anche questo, un'area marina protetta che c'è, dico io, ma non si vede, che è il cosiddetto Santuario dei Cetacei, che è un'area grandissima, vedete, dal Principato di Monaco
al nord della Sardegna fino al confine della Toscana. Quindi sarebbe un'area protetta straordinaria, però le aree protette per essere tali hanno bisogno di alcune regole che li differenziano da tutto il resto del territorio, se no è uguale al resto del territorio. Qual è la regola che ha questo tipo di norme? Una sola, non si possono fare le gare offshore, che sicuramente è una cosa che danneggia i cetacei e quindi è bene non farle, però mi sembra un po' poco per la protetta, questo è una protetta. Dovrebbe avere qualche altra regola, ora non voglio dire sulle estensioni di questo tipo avere delle regole che riguardano, insomma, qualche regolina, un pochino migliore forse ce la dovrebbe avere, quindi diciamo le aree protette, io ho definito questo, no, non so. Queste sono le aree protette che oggi abbiamo in Italia e una cosa molto velocemente che volevo sottolineare è che noi siamo i primi in Europa in quanto a biodiversità. Questa è una cosa che non sa anche questo, quando domandate all'italiano in cosa l'Italia è prima nel mondo, certo, ma finora lo storico nulla, vero, d'accordo, se però vi domandate in cosa l'Italia è prima in Europa, nessuno sa che in biodiversità siamo i primi, siamo quelli che hanno il maggior numero di specie animali e il maggior numero di specie vegetali e tutto il resto. Ora non è che siamo tanti tra di noi, tanto tra di noi, anche se ora forse fosse di Europa, non tra gli altri siamo stati. Però è anche una conformazione del nostro paese. È chiaro che il nostro paese è più diverso della Germania, questo non ci sono dubbi. Noi ci abbiamo le Alpi, ci abbiamo le isole mediterranee, ci abbiamo l'Appennino, ci abbiamo le coste, no? Quindi tra le condizioni per la biodiversità che troviamo a Lampedusa e quelle che troviamo sul Monte Bianco, è chiaro che ci sono delle differenze piuttosto consistenti. Però devo dire che siamo stati bravini, e vado velocemente a concludere con questo, alla conservazione della biodiversità anche con azioni che abbiamo fatto. Voglio citare ad esempio che lo stambecco, ad esempio nelle Alpi, lo stambecco praticamente si è estinto a tutto l'arco alpino e sopravvive in pochissimi anni.